pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a figa, é o vão, festa da colheira. Lorenzo Cipriani, allora cosa pensi di tutto? L'allestimento è meraviglioso. Tu sei un uomo d'arte. Sì, l'allestimento è bellissimo. Io ho avuto modo di conoscere Daniela tramite te in questi ultimi giorni ed è un'artista straordinaria. Avevo visto poche fotografie, quelle relative ai miei genitori, mi erano piaciute, ma non mi aspettavo un allestimento così bello. Sono felice di essere qui con voi stasera. Quindi. Grazie. Mani, Orange Club. Presentati. No, Nicola Bottari. La serata è particolarmente riuscita, penso, e è indovinato l'allestimento, c'è stata un po' di sorpresa, una bella sorpresa finale, quindi un buon inizio per questa stagione teatrale che si spera sia portatrice di altre grandi sorprese come questa. I signori Cipriani, ambedue fotografati, siete più belli a mio parere. A mio parere più belli. Allora, che effetto fa vedersi là sopra? Per me fa un effetto veramente molto molto bello, perché io sono stato l'elemento di collegamento fra gli ultimi due presidenti. Ero in consiglio di amministrazione con Renzo Berti, ci sono stato per un lungo pezzo con Giuseppe Grattacaso e ora faccio il testimonial e l'abbonato. E lo fa con la sua splendida signora. Volevo ringraziare Ornella per esserci, per aver accettato, perché la sua foto è veramente la più bella di tutte. Maurizio Panisci, beh, è quasi un cittadino pistoiese. Dovremmo dare un onore, una medaglia o un qualcosa. Sono molto onorato perché è una città che amo molto e, come ho avuto modo di dire spesso, amo moltissimo soprattutto gli abitanti di questo Teatro Manzoni, che è veramente un luogo molto importante per me e soprattutto per i lavori che abbiamo fatto insieme con l'Associazione Teatrale Pistoiese. Ora, fa impressione vedere quelli che ti verranno a vedere qua fotografati, che sono le star oggi, sono loro i divi. No, ma io dico di più, che questa ambientazione mi dà modo di pensare, e sto ragionando con Giorgio Gori, di allestire Atridi in una dimensione vicina a questa e simile, perché è il modo più giusto per far sentire sia gli attori ma anche gli spettatori dentro una vicenda così importante come quella dell'Orestea. Ti piacciono le fotografie di Daniela Zedda? No, molto bella e molto brava. E soprattutto devo dire, riuscita a tirare fuori un'anima da ognuno di loro, e questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie a presto. Voi. A presto. Giorgio Gori, cosa fai qua per il teatro? Sono il responsabile tecnico del teatro e penso a curare gli allestimenti. Quindi anche l'allestimento di questa mostra. Certo, è stata una cosa bellissima. Il titolo era Il sogno e si è fatto un sogno. A letto contento va stasera? Certo. Ci auguriamo che questo sia soltanto l'inizio di tante, tante sinergie e che alla fine, questo forse è un sogno, ma siamo a teatro e me lo posso permettere. Perché come disse Calderone della Barca, la vita è un sogno, ma che Pistoia esca da questi confini e voli alta nel mondo. È il progetto da casa, è il corpo na cama, è il carro guisado, è a lama, è un passo, è una ponte, è un sapo, è una rã, è un resto di mato na luz da manhã. Una conferenza stampa è una situazione un po' anomala oggi. Un po' diversa dal consueto, ma per questo è ancora più apprezzabile. Mi pare che... Un teatro nel teatro? Sì, il pubblico mi pare abbia gradito questa idea di essere sul palcoscenico protagonista, come lo è stato in questa bella mostra. Davvero interessante, questi volti da primi attori, direi tutti. Una cosa che va nella direzione di un coinvolgimento che è prezioso in una fase come questa
dove si sceglie la qualità, perché insomma le risorse scarseggiano. Credo che il teatro abbia fatto molto bene in questi anni e stia facendo ancora bene questa prossima stagione. Io ho ascoltato le parole degli attori presenti, dei registi, del presidente e del direttore ed è venuta voglia, insomma, quindi cercherò anche personalmente di essere presente, spero il più possibile, perché credo che sia una bella iniezione di energia nel senso positivo, che è quello della riflessione. Tu sapevi, poi avrai saputo di questa cosa di tenere aperto comunque il teatro nei 15 giorni della mostra, e per mezz'ora, un'ora, a parte Elisabetta Salvatori ci regalerà uno spettacolo, attori si succederanno sul palcoscenico e leggeranno delle cose, che ci sia il pubblico o no. Sembra che sia come il teatro diventa un po' una casa, no? Sì, infatti l'idea è un po' questa. Io nel salutare un po' questa iniziativa ho rammentato come uno spettro che bisogna combattere l'idea di un ritorno all'indietro in cui il teatro era appannaggio di pochi, quando magari i palchi erano proprietà delle famiglie benestanti. Credo che invece il teatro debba essere una casa dei cittadini, perché noi ci lamentiamo spesso dei problemi dell'emergenza economica, però forse prima ancora c'è un'emergenza culturale, che è un limite profondo che occorre davvero combattere. Infatti ti ringrazio anche per il discorso che hai fatto all'inizio, perché poi il discorso è quello, che la cultura, chiamiamo la cultura in un altro modo, ma il sapere e la conoscenza fanno comunque gli uomini migliori in tutti i sensi. Sì, io insisto su questo concetto, ci credo molto all'idea non soltanto che la cultura, come l'istruzione, la formazione, siano strumenti di giustizia sociale, ma anche un modo per rafforzare la competitività di un territorio mobilitando le energie migliori e l'impegno. Insomma, noi siamo orgogliosi del fatto che la nostra città sia nei parade in alto negli investimenti in campo culturale e in campo educativo, però purtroppo i tempi che corrono non sono buoni né dal punto di vista delle risorse né anche di quello dei messaggi, perché dietro queste scelte economiche c'è anche un'idea sbagliata, che è quello dell'arretramento, del chi può s'arrangi, insomma, che è una cosa, ribadisco, nemica della qualità, nemica della competitività. Ma voi probabilmente anche la crisi ci aiuterà a partecipare di più e dare il meglio di noi. Sì, quando ci sono momenti di crisi ci sono anche le reazioni. Possono essere positive, come tu dicevi. In qualche caso c'è l'idea invece sbagliata del rannicchiamento, cioè della via individuale alla fuga, no? Che uno dice, vabbè, ma alla fine poi muoio Sansone e tutti i filisteri, l'importante è che mi salvi io. E questa è un'idea miope, non soltanto, come dire, brutta, ma miope, perché cioè la strada... Ma guarda, poi c'è una cosa, io quando, non so se ti accade, ma se io rifletto personalmente i momenti migliori della mia vita, sono sempre momenti collettivi. Certo. Non è mai un momento individuale, no? Allora, credo che anche le vie di fuga, se ci sono, ci devono essere, bisogna essere ottimisti nonostante tutto, debbono essere a dimensione collettiva. Bisogna tornare al noi e non all'io. Nome e cognome? Lorenzo Lavia. Che ci fai qua? Sono qui per la presentazione della nuova stagione del Teatro Manzoni qui a Pistoia. Attore? Attore, e presento lo spettacolo che debutterà in prima nazionale qui a gennaio, credo il 12 gennaio, se non erro, adesso non me lo ricordo, che è Colazione da Tiffany. Cosa pensi di questa serata un po' anomala? Mostra, platea, spostata? Ma devo dire, innanzitutto sono rimasto molto stupito dalla presenza di tanta gente. È molto difficile quando ci sono conferenze o si parla dello spettacolo far venire tanta gente in teatro, è molto difficile. Di solito vedi quei quattro vecchietti abbonati che vengono, che sono affezionati al teatro, e questo vuol dire che Pistoia ama il teatro. C'è una grande, si capisce dalla gente che è venuta qui stasera che il pubblico ha una grande affezione per il teatro, questo si vede, perché proprio tanta gente che ascoltava interessata, quindi è stata anche tarata anche un'oretta e mezza, tante dure, comunque stavano qui, nonostante chi si doveva far rieleggere ha parlato di più. Scherzo, però è giusto, loro fanno il loro mestiere, noi facciamo il nostro, però sono rimasti fino in fondo, e quindi vuol dire che c'è una grande affezione per lo spettacolo, gli attori che recitano in teatro e per il teatro stesso. E poi è bello che hanno fatto stare il pubblico in palcoscenico, è molto importante, ma è molto importante anche
per l'attore stesso, perché se non ci fosse il pubblico l'attore sarebbe un pazzo che parla da solo, quindi è proprio inutile la sua esistenza. In fondo è un signore che parla con qualcuno. Io adesso faccio un teatro, tu fai il teatro, quando uno parla anche lui che mi sta riprendendo fa il suo teatro, perché con la sua macchina da presa in qualche maniera parla con me e con chi ci guarda. Quindi il teatro ci deve essere qualcuno che ascolta, se no. Armando Punzo, uno dei più grandi attori italiani, direi, registi. O ho sbagliato? No, assolutamente. Tutte due? Sì. Volterra, La compagnia della fortezza, I detenuti, attori. Qui tu fai una cosa straordinaria. Farai. No, qui faccio, sì, uno degli spettacoli con cui ho vinto, tra l'altro, il premio miglior regia, il premio UBU, miglior regia. Ma è uno spettacolo anche significativo nel percorso della compagnia Fortezza, questo connubio tra Amleto e Alice nel Paese Meraviglia, questa riscrittura, che è uno spettacolo, insomma, che ha avuto un sacco di consenso sia all'interno del carcere, ma già quando l'abbiamo fatto all'esterno, ha già una tournée abbastanza importante. Quindi farla a Pistoia vuol dire qualcosa, ha una cosa speciale. Non eravamo mai stati veramente qui al Manzoni, quindi è importante. Poi questa compagnia, io lo dico spesso, non è nata a Milano, a Roma, a Napoli, è nata in Toscana. Quindi è stata aiutata questa produzione dal Teatro Metastasio, coprodotta da... Quindi la Toscana è stata la culla di questa esperienza. Questa non è una cosa secondaria, visto anche questo paese in che direzione sta andando. Quindi che si presenti in Toscana, che si presenti a Pistoia, penso che è una cosa per noi importante. Ti è piaciuta la mostra? Molto. Molto, ma è molto anche proprio tutto l'allestimento, il trovarci lì, mettere il pubblico in quella posizione, proprio il palcoscenico, le foto, beh, sono belle. Beh, penso allora, io verrò a vederti e quindi ti rifarò altre domande. Sono qui con Daniela Zedda, che adesso sorride perché finalmente è tutto finito, anzi comincia, perché lei è l'autrice di queste splendide, straordinarie foto. Allora, ho sentito anche i commenti, il commento è generale, è belle, ma hanno preso... Tu riesci a prendere l'anima delle persone, a fare vedere chi sono... Cioè, dai, sono foto... non sono solo belle, hanno qualcosa in più. Forse io credo che tu sia stata la persona giusta, solo una come te poteva rendere attori per un giorno, per un quarto d'ora... delle persone comuni che comunque hanno questa grandissima sollegata al teatro per la loro grande passione. Com'è stato fotografarle? Allora, in realtà fotografarle è stata una vera sfida, perché io queste persone le vedevo per la prima volta e le vedevo anche per un lasso di tempo minimo. Appunto, queste foto sono fatte nell'arco di un quarto d'ora e per ognuna, sono 33, per ognuna avevo l'approccio che ho solitamente quando faccio un ritratto, che è quello di osservare quali sono le linee del viso, e siccome ritengo che le linee del viso poi costituiscano l'architettura dell'anima, allora per ognuna tentavo di capire dove quelle linee mi conducevano verso l'anima di ognuno. E fatto questo, ho tentato di dare a tutti una presenza teatrale e allora mi sono inventata 33 storie diverse e nel fotografarle ho pensato che loro fossero dei personaggi, per me immaginari ovviamente, e ho tentato di raccontare quel personaggio. Pietra, fin do cammino, resto di tocco, poco sozinho, oh, pietra. Resto di toco, poco sozinho, preda, caminho, poco, sozinho, pedra, caminho, poco, sozinho, pedra, caminho, eu.